La pandemia ci ha fatto scoprire che oggi la cura del paziente è importante, l'ospedale, ma è importantissimo anche il territorio, e quindi è lì che noi nel futuro andremo ad agire. Migliorano i servizi sanitari offerti dall'ASL di Teramo nelle strutture di Giulianova. Questa mattina taglio del nastro per due nuovi presidi, il centro di salute mentale ospitato nell'ex Gualandi e l'osservazione breve Covid al pronto soccorso dell'ospedale. Per quanto riguarda il centro di salute mentale, la struttura è ospitata al piano rialzato dell'edificio, mentre al pian terreno è stato trasferito dal marzo scorso il centro diurno. In totale conta 1300 metri quadrati, a cui si aggiunge un ampio giardino. Collegato al centro di salute mentale, anche se strutturalmente diviso, è il centro diurno, che assolve alle esigenze riabilitative dei pazienti e che ha la possibilità di prendere in carico 30 persone. Il centro di salute mentale, diretto da Laura Core, serve un territorio di circa 80.000 abitanti fra i comuni di Giulianova, Roseto, Mosciano, Bellante, Notaresco e Morrodoro. Anche in psichiatria, come per le altre patologie, il ricovero è un momento piccolo della vita dell'utente. Il momento in cui c'è un'acuzie, una situazione di gravità, c'è il ricovero. Però la patologia va gestita, e più gestiamo la patologia nei periodi intervallari e meno facciamo ricoveri. Per quanto riguarda invece l'osservazione breve Covid al pronto soccorso dell'ospedale, la struttura ospita 5 stanze dotate di monitor e telecamere. I nuovi posti letto vanno ad aggiungersi ai 2 già esistenti in osservazione breve per i malati non Covid attivati da tempo al pronto soccorso. Finita la pandemia, all'occorrenza questa struttura potrà essere riconvertita, creandovi ad esempio anche un'osservazione breve pediatrica. Perché, come specificato la dottoressa Veri, l'assessore sanità, ogni pronto soccorso deve avere una sua stanza per la pediatria.